bentornati in questo nuovo video. Io oggi ho messo l'apparecchio e fa super male. Comunque, se vedete delle cose tipo spuntoni che appaiono tra i denti, non vi preoccupate, è tutto normale. Non siamo qui per parlare del mio apparecchio, ma volevo comunque dirvelo perché, insomma, sicuramente sentirete le mie S un po' più strane del solito ed è molto probabile che vediate delle cose strane sui miei denti. Quindi l'ho detto, se mi seguite su Instagram già lo sapevate, ho messo l'apparecchio proprio il giorno in cui sto girando questo video. Ma parliamo di cose serie, interessanti. Di che cosa tratta questo video? Sicuramente l'avrete capito dal titolo. È un video a tema Yves Rocher. Dopo 3000 commenti che mi chiedevano di parlare di Yves Rocher, di provare i loro prodotti, mi sono decisa. Stavo passeggiando per La Spezia al giorno del mio compleanno e questo è il risultato: più di 100 euro. Ho voluto provare un po' di cose, giusto un paio. In nome della scienza, sarà valsa la pena spendere questi 100 euro in prodotti Yves Rocher? Ne varrà la pena? Lo scopriremo insieme, ma prima di iniziare mi raccomando, iscrivetevi al canale e andatemi a seguire su Instagram, dove mi trovate come Deborah Fully Makeup. Detto ciò, let's begin! Alla fine, stringendo, non è che abbia preso poi così tante cose, calcolando che una me l'hanno regalata perché avevo fatto la tesserina mesi fa ed ero arrivata al massimo dei punti avendo speso così tanto, e quindi mi hanno regalato il gel purificante della linea Sebo Vegetal, e ho preso diverse cose di questa linea Sebo Vegetal, tra cui il primo prodotto che andremo ad utilizzare insieme, lo shaker per bene. Questo qui è della linea appunto Sebo Vegetal, tonico effetto cipria opacizzante. Ovviamente, appena l'ho visto, ho voluto provarlo. Sembra proprio che all'interno di questo prodotto, se si guarda bene, ci sia della polverina tipo cipria, per questo che l'ho shakerata ben bene, perché volevo che si mischiasse al tonico. Prendo un dischetto di cotone e vado a provare questo tonico. Ha un colore stranissimo, sembra tipo latte. Lo vado a passare su metà viso, così vediamo se effettivamente va ad opacizzare la pelle oppure no. Lo passo ben bene. Tra l'altro, questa linea teoricamente dovrebbe andare anche a ridurre le imperfezioni. Stavo testando un fondotinta di MAC che credo me l'abbia fatte venire parecchie. Do un po' a lui la colpa di queste imperfezioni. Comunque, raga, posso dire che mi sembra sia andato a opacizzare veramente. Che ne dite voi? Questa è la parte senza il tonico e questa è la parte con il tonico. Vado a togliere anche da quest'altra parte. Qui ho un brufolo gigante che mi fa super male. Prima impressione, niente male, niente male. Avevo provato già il tonico di questa linea anni e anni fa, ma non era così, non aveva la polverina, non era mattificante a effetto immediato, diciamo, era proprio un altro tonico in realtà. Però aveva il packaging molto molto simile. Vabbè, non c'era più, quindi è inutile che ve ne parlo. Poi ho preso il siero della stessa linea. Questo siero è antiossidante, riequilibrante ed ha all'interno polvere di tè boreale. Quindi anche questo qui dovrebbe andare un pochettino a lasciare la pelle bella opaca. Questo qui è il packaging e ne vado ad applicare qualche goccia su tutto il viso. È liquidissimo ed è anche abbastanza oleoso come siero. Cioè, la sensazione al tatto è abbastanza oleosa, però si assorbe completamente. Questa qui credo proprio sia una linea adatta alle pelli misto grasse. Ti direi che adesso possiamo passare al make-up. Io penso che questo sarà il video più divertente della storia del mio canale, perché sto dicendo un sacco di parole con la S e parlo strano. Veramente strano. Comunque mi sento la pelle super opaca, ma allo stesso tempo abbastanza rimpolpata. Sono curiosa di provare il make-up, perché a differenza della skincare, che sin da subito mi è ispirata, ne parliamo tra pochissimo. Vi anticipo già che il make-up che farò sarà molto molto semplice, per un semplice motivo. Tutto molto semplice, molto bene. Non ho trovato nemmeno una palette, c'erano soltanto ombretti singoli, e io so che gli ombretti singoli, soprattutto se di colori così basici,
non li utilizzo. Dato che sono già andata a spendere tanto, mi sono voluta evitare di portarmi a casa, insomma, dei prodotti inutili a cui non avrei dato nemmeno una chance. Vi dico, gli ombretti singoli che ho visto, niente di che. Fatemi sapere se invece ho sbagliato e se avrei dovuto prendere qualcosa, o se magari sapete che ci sono delle palette valide e io non le ho trovate nello store. Ho comunque preso qualcosa per gli occhi, adesso vedrete. A me andiamo a mettere il primer. Ho voluto prendere questo primer illuminante con zero silicone, alcol e parabeni. Dovrebbe avere anche un inci abbastanza buono. Vado a rimuovere la plastichina. Non posso fare più niente con i denti? Non ci riesco. Mi fa malissimo. Odio, io faccio sempre tutto con i denti. Apro sempre qualsiasi cosa. Mi mancherà. Comunque, ne metto un po'. Forse ne ho messo anche un po' troppo. E lo vado a stendere sul viso. La texture è molto leggera. Sembra un po' illuminante, effettivamente. Sostanzialmente siamo andati a mattificare la pelle per poi rirendere. Renderla super glowy. È veramente tanto luminoso questo primer. Un po' patatina fritta, ma super bello, super luminoso. E adesso andiamo con il fondotinta, che è matte. Ho deciso di prendere tutto matto tranne una cosa, il primer, va bene. Il fondotinta dovrebbe essere anche nuovo, tra l'altro. Si chiama Super Matte Fondotinta Zero Shine per 12 ore. Il packaging è questo qui. E io ho preso il colore Rosé 100. Dovrebbe essere tipo il colore più chiaro con il sottotono rosato. Vado a mettere un pochino. Non sembra molto chiaro come fondo comunque. Le shade disponibili in negozio non erano chissà quante. Lo vado a stendere con la spugnetta. Vediamo un po'. La copertura mi sembra leggera, si stende super facilmente, infatti non sembra nemmeno un fondo opacizzante. Di solito i fondotinta opacizzanti sono un pochettino più duri da lavorare, però insomma, solo positivo se si lavora bene ed è anche opacizzante. Cerco di coprire i mille brufoli di cui parlavo inizio video. La copertura è veramente veramente leggera, secondo me. Però non mi dispiace, ne vado ad aggiungere giusto un altro pochino in queste zone dove ho tanti brufoletti per andare a camuffare un altro po'. E ci siamo! La base è leggera, confortevole, abbastanza opaca anche e mi piace. Adesso passiamo a quello che secondo me potrebbe causare qualche fail, ossia il correttore. Allora, questo correttore è completamente ricoperto da plastichina, quindi io senza i denti non so veramente come farò a toglierla. Mi devo ingegnare. Questo per me sarà un grave problema, non avere più i denti per togliere le varie plastichine dei prodotti. No, raga, non so come fare. Ok, ce l'ho fatta. Non ho levato un micro pezzo, ma sempre meglio di niente. Ce la possiamo fare, ma invece no. Sarà un anno molto interessante questo con l'apparecchio. Ovviamente ce l'ho veramente da poche ore su, quindi da quello che mi hanno detto dovrei iniziare a parlare normalmente già da stasera, barra tra qualche giorno. L'unico problema è che devo cambiare mascherina ogni 2 settimane, quindi forse ogni 2 settimane saremo di nuovo così, doloranti e con questa S sbiascicata, ma a noi va bene anche così. Il prodotto che potrebbe causare fail, secondo me, è questo qui, lo Stilo Rayon, perché in francese? Il Radiant Youth Corrector Pen. Credo che Yves Rocher sia un brand francese. Stavo vedendo un po' troppe cose in francese, credo sia francese, ok. Comunque è un correttore tipo il Touche Eclat di Saint Laurent, per intenderci. E già il Touche Eclat, no, mi sono fermata perché, ok, sta uscendo il prodotto. Stavo per dire che già il Touche Eclat non ha tanta coprenza. Poi ho visto che questo correttore è tipo veramente color salmone. Vedete? Cioè, tipo il colore della mia mano, che sono super rosa. Beh, ne vado a mettere un po'. Sicuramente mi toglierà l'occhiaia perché è veramente super salmonato. Ma una cifra, non pensavo. Ho preso sempre tipo il colore rose. Sì, ho preso il colore 01 rosé. Andiamola a sfumare. Ah, no, alla fine è sfumato. È carino. Poi ragazzi, ero partita, vi giuro, dico l'onesta verità, ero partita molto prevenuta perché
Avevo provato poche cose di questo brand che mi erano anche piaciute, però non mi ha mai ispirato, cioè non sono mai stata una grande fan di Brochet, non c'entro quasi mai nei loro negozi, però cioè a coprire ha coperto, non in una maniera assolutamente eccelsa, però è un correttore leggero con effetto idratante. Ne metto anche un po' sulla palpebra, che è parecchio violacea. Io ve lo dico, a me sembra proprio strano che non ci siano ancora fail in questo video. Mi sembra troppo strano, ero sicura che sarebbe stato tutto un fail, invece per il momento ancora niente. Adesso vado con un prodotto di make-up che io avevo, sono abbastanza sicura di ciò, e che avevo anche finito. Ossia la Cipria Pure Light, questa è nel colore beige. Sono abbastanza sicura di aver avuto nella mia vita questa cipria, di averla finita e anche di averla amata. Quindi speriamo sia ancora così. Non so se avevo proprio questo colore beige, ce n'era anche uno più chiaro forse, ma mi sembrava veramente troppo chiaro. All'interno della cipria c'è anche il puff. Il packaging è proprio la cosa più semplice del mondo. Ne metto un po' sul tappino e adesso vado a fare baking. Non mi sembra nemmeno stia facendo flashback. È leggera leggera questa cipria. Il resto del prodotto lo metto con il pennello, che sono già molto opaca, diciamo. Ha opacizzato davvero tanto, eh. Cioè, io la vedo la differenza. Ho la pelle molto matta adesso. Sono contenta. Adesso passiamo ai prossimi prodotti. Non ho né terra né blush né illuminante, quindi li metterò prima di finire il video. Per il momento però voglio andare avanti con i prodotti di Brochet e fare proprio una super full face di Brochet, senza farmi confondere da altri prodotti messi nel corso del video. Quello lo facciamo alla fine. Mascara, ho voluto prendere il Vertige Longueur, che da quello che ho capito ha uno scovolino veramente tanto tanto piccolo. Il mio fail sono io, cioè il fail di questo video sono io, non i prodotti, io che non riesco ad aprire le cose senza denti. Dovremmo avercela fatta. Comunque volevo dire, non so se l'ho già detto in realtà, perché con... No, credetemi. Con tutti questi rumori mi sono un attimo confusa. Comunque non so se ve l'ho già detto, ma questo mascara dovrebbe avere tipo uno scovolino microscopico e andare ad allungare le ciglia. È veramente microscopico, cioè minuscolo, cioè veramente non c'è lo scovolino. Wow. Andiamo a provarlo. Ne metto prima una passata da una parte, così vi faccio vedere la differenza con l'altro occhio. L'effetto wow non è immediato, va lavorato un po' come mascara. All'inizio quando l'avevo messo ero un po' confusa, però lo sto applicando, lo sto lavorando un pochino ed effettivamente va a fare un effetto lunghezza. La differenza si vede anche così da lontano. Lo metterò anche nella parte sotto dell'occhio. Secondo me per le ciglia inferiori questo è veramente carino. Non so come ho fatto a sporcarmi. Cioè, dovrebbe essere tipo impossibile fare una cosa del genere con questo scovolino, ma io ci sono ovviamente riuscita, sia da un lato che dall'altro. Tralasciando ciò, questo qui è l'effetto. Allora, prossimo step, uno degli ultimi tra l'altro, matita per le sopracciglia. Questa qui si chiama Eyebrow Pencil 12 Hour Precision. 3 hours later. Non riesco ad aprirla, chiamerò aiuto. Fortunatamente c'è più di là, quindi cerco di aprire il rossetto. Passiamo direttamente al prossimo step, le sopracciglia le facciamo dopo. Ho preso il nuovo rossetto Matti Matte nel numero 156, a questo packaging qui, e il colore è questo, bellissimo. Sembra anche super opaco. Anche la forma del bullet è particolare. Io direi innanzitutto ne metto un po' dentro, altrimenti si rompe, e lo inizio a stendere. Senza matita, essendo un rosso, ci sto mettendo un po'. Però anche se è opaco, non al 100%, non dà l'effetto di un rossetto liquido matte. Lascia comunque un effetto di labbra idratate. E scorre molto bene. Ok. Più o meno ce l'abbiamo fatta. Facciamo al volo anche
le sopracciglia, le vado a pettinare. Finalmente sono riuscita ad aprire la matita grazie all'aiuto del mio fidanzato, altrimenti non ce l'avrei mai fatta. Cioè io senza denti, una donna rovinata. Questa è una micro brow, ha la punta super super sottile, vedete? E vado a ridisegnare il sopracciglio in maniera abbastanza naturale, perché comunque sono... cioè nella mia testa io sono struccata in questo momento. È molto sobrio questo look, a parte il rossetto che... è abbastanza rosso. Per il resto siamo rimasti sul super naturale. Sto facendo al volissimo, prima che si scarichi completamente la batteria della macchinetta, un po' di contour, così possiamo passare alle considerazioni finali. Ho tralasciato l'illuminante, però un po' di tridimensionalità al viso serviva in tutto ciò. Il rossetto mi sto mettendo tutto sull'apparecchio, perché ovviamente è più sporgente rispetto ai miei denti, ma giuro che l'ultima volta che menziono l'apparecchio in questo video sono molto soddisfatta. È un make-up, ho scelto fuori un make-up semplicissimo ma veramente carino. Fatemi sapere con un commento se siete d'accordo con me. Io vi dico la sincera verità, non me l'aspettavo minimamente, avevo dei pregiudizi e sono contenta comunque che nonostante sia partita prevenuta poi alla fine mi sono potuta ricredere. Mi piacciono tutti i prodotti, nello specifico le cose che mi sono piaciute di più sono state la cipria e la matita per sopracciglia, perché è molto precisa, molto naturale. Ho azzeccato anche il colore, che credo di aver preso la 01, sì, cenere, qui c'è scritto santo, credo si voglia dire cenere. Voglio sapere assolutamente se voi avete mai provato qualcosa di questo brand, se ci sono altri prodotti che mi consigliate, soprattutto per quanto riguarda gli occhi, dato che insomma di interessante ho trovato soltanto questo mascara. A parte queste cose che vi ho fatto vedere, ho comprato anche un'altra cosa e basta, ossia il gel doccia, questo qui è la vaniglia, perché ha un profumo, mamma mia, pazzesco, non ho potuto non prenderlo. Però lo devo ancora provare e testare. Vi aggiornerò nelle mie Instagram stories. Mi raccomando, continuate a seguirmi qui sul canale. Vi aspetto anche su Instagram, dove mi trovate come Deborah Fully Makeup. E state pronti a un annuncio speciale che ci sarà nei prossimi giorni. Stay tuned. Ciao!